Abbiamo accennato nel video precedente a dei piccoli contributi che puoi essere tu stesso a dare per riuscire a raggiungere l'obiettivo della tua campagna di crowdfunding, ovvero degli acquisti mirati che consentono di dare un piccolo boost, come chiamano gli americani, un'accelerazione, in modo tale da coinvolgere anche gli altri nel sostenerti. Abbiamo già parlato dell'importanza di una partenza forte della tua campagna e quindi già al primo giorno oppure nei primissimi giorni puoi dedicare tu stesso una piccola somma, tanto per far partire questo ingranaggio e coinvolgere così altri sostenitori. Come abbiamo detto, poi c'è una fase intermedia della campagna nel quale tendono a non esserci dei contributi, perché i contributi si concentrano nella fase iniziale e nella fase finale, quando stai per raggiungere la scadenza. Nel mezzo, quando tendono a essere invece pochi o addirittura per giorni possibile non tu ricevi anche niente, lì può essere utile un piccolo acquisto personale per fare un altro piccolo passo verso l'obiettivo. Alla fine è evidente, se ti mancano 100 euro a raggiungere l'obiettivo e sei all'ultimo giorno, non ti conviene rischiare di mandare a monte sperando che arrivi qualcun altro a salvarti. Puoi essere tu stesso a mettere quella somma necessaria per assicurarti che anche tutti gli altri contributi ti vengono effettivamente mandati. Poi, una volta raggiunto questo, possono essere comunque gli altri che fanno i loro acquisti. Perché c'è un punto molto importante che viene spesso sottovalutato, è il fatto che si può superare l'obiettivo. Quando arrivi al 100%, e te lo auguro, tutti tendono a complimentarsi e anche tu sei contento. Ed è giusto che sia così. Però non dimenticare il fatto che questo obiettivo si può superare, si può andare oltre e c'è addirittura chi è riuscito anche a raddoppiarlo. Può essere utile in questa fase, appena raggiunto il 100%, essere tu stesso a fare un piccolo contributo per far capire a tutti gli altri che l'obiettivo si può superare, che si può ancora acquistare i tuoi prodotti e che si può ancora contribuire alla tua campagna. Volete sapere com'è andata nel mio caso? A questo punto sono onesto e trasparente, non ho niente da nascondere con voi. Il mio obiettivo era di 2000 euro. Io personalmente ho messo 70 euro. 20 all'inizio, 25 nel mezzo perché ero un po' frustrato, erano 3-4 giorni che non ricevevo niente. Mi dicevano: ah, come mai in questi giorni non arriva più nessuno, non arriva nessun contributo? Ma non tanto per gli altri, era per me che iniziavo a perdere entusiasmo e iniziavo a pensare seriamente che non ce l'avrei fatta. Anche se mi dicevano invece che era normale. E quindi sono stato io a dare un piccolo passo personale. Poi gli altri 25 euro, precisamente il giorno dopo aver raggiunto l'obiettivo. Ero contento, iniziavano ad arrivarmi complimenti, avevo ancora 6-7 giorni, quindi ero molto soddisfatto, ma volevo comunque riuscire ad andare oltre. E poi alla fine sono stato ben ripagato di questo perché sono arrivato a 2400 euro, quindi il 120% dell'obiettivo. E in questo modo il mio investimento personale, e anche altrettanto se considero da parte della mia famiglia, è stato ampiamente ripagato dai contributi degli altri che mi hanno sostenuto, che continuo ancora oggi a ringraziare. Per realizzare la tua campagna di crowdfunding di successo, continua a seguire i video di Essere DJ Oggi sia su YouTube che su Facebook. Alla prossima!